Benvenuti alla nuova edizione del TG Web di DireGiovani.it. Nuova strage negli States, motivi ancora ignoti. Un ragazzo tranquillo e molto educato, così i vicini di casa e i colleghi di lavoro descrivono Seyed Razmin Farouk, il 28enne sposato e con un figlio appena nato, autore della strage di San Bernardino in California. Farouk, che lavorava come ispettore di salute ambientale alla San Bernardino County, ha fatto irruzione nel locale di un centro disabili dove era in corso la consueta festa di Natale e, armato con fucili d'assalto, ha lasciato sul terreno 14 morti e 17 feriti. Cittadino americano ma di chiare origini medio orientali, Farouk ha compiuto la strage con la complicità della moglie Tashfin Malik, 27enne cittadina saudita. Ignoti al momento, come hanno confermato l'FBI e la polizia locale, i motivi del gesto efferato. Dal risentimento personale, i due assalitori si trovavano infatti al centro per disabili in veste di invitati, al terrorismo internazionale o quello domestico. Dopo un inseguimento sulle strade nei dintorni di San Bernardino, vissuto in diretta televisiva, e una violenta sparatoria con le forze dell'ordine, i due attentatori sono stati uccisi. Atletica sotto shock, rischio squalifica per 26 azzurri. A meno di un anno dalle Olimpiadi di Rio, il mondo dell'atletica azzurra è scosso da uno scandalo doping che potrebbe portare alla squalifica di 26 atleti italiani. Tra gli indagati spiccano il triplista Fabrizio Donato, il velocista Simone Coglio, il velocista e saltatore in lungo Andrew Au e il triplista Daniele Greco, fino al maratoneta Daniele Meucci e il saltatore con l'asta Giuseppe Gibilisco. A puntare il dito contro gli sportivi è la procura antidoping della Nado Italia, che dopo aver analizzato le carte dell'indagine Olimpia voluta dalla procura di Trento, ha chiesto 2 anni di sospensione per i 26 atleti. L'accusa sarebbe quella di non aver rispettato le regole sulla comunicazione di spostamento, comunicazione necessaria per dare modo ai controlli antidoping di essere svolti. L'indagine è partita in seguito alla positività di Alex Wazer, riconosciuta nel luglio 2012. MIUR al via la settimana del piano scuola digitale. Una settimana di 20 iniziative nelle scuole per raccontare e approfondire i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale lanciato a fine novembre dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini. Dal 7 al 15 dicembre, in corrispondenza della Settimana Internazionale dell'Ora del Codice, le scuole italiane apriranno le loro porte e i loro laboratori a genitori, associazioni e cittadini per raccontare l'innovazione che esiste già e le novità che saranno attivate con l'attuazione del piano. La settimana è promossa dal Ministero dell'Istruzione, che ha inviato alle istituzioni scolastiche un kit per l'organizzazione degli eventi. Nel corso della settimana le scuole si animeranno durante le attività scolastiche, ma anche in orario pomeridiano. Saranno organizzati momenti di dibattito e confronto sui temi del piano scuola digitale, convegni informali con la partecipazione di enti locali, associazioni, fondazioni e aziende. Le scuole potranno aprire le proprie strutture organizzando visite ai loro ambienti digitali. Vega, lancio riuscito per il gioiellino Made in Italy, Lisa Pathfinder è in orbita. Per Vega è un altro successo, il sesto consecutivo dal 2012. Dopo un rinvio di 24 ore, il lanciatore di Avio è decollato dalla base di Kourou in Guyana francese alle 5.04 ora italiana, portando in orbita Lisa Pathfinder. La missione dell'ESA, a cui partecipano anche ASI e INFN, testerà le tecnologie cruciali per la futura realizzazione di ELISA, l'Osservatorio Spaziale di Onde Gravitazionali. 7 minuti dopo la separazione dei primi 3 stadi, la prima accensione dell'ultimo segmento di Vega ha spinto Lisa Pathfinder in un'orbita bassa, seguita da un'altra accensione che ha posizionato la sonda verso l'orbita di volo transitoria. La sonda si è separata dall'ultimo modulo del lanciatore Vega alle 6.49 ora italiana. Alle 7.14 minuti circa, la base dell'ASI di Malindi ha acquisito i dati della sonda e il lancio è stato finalmente dichiarato completato con successo. La sonda ESA è incaricata di aprire la strada a una nuova era dell'astronomia, quella basata sullo studio delle onde gravitazionali, già predette un secolo fa da Einstein ma finora mai rilevate. Auguri Britney, 34 anni, sotto i riflettori. Erano gli ultimi mesi del 1998 quando le radio internazionali cominciarono a trasmettere un accattivante motivetto di un'allora artista sconosciuta. Di lì a poco Baby One More Time era in cima alle classifiche mondiali lanciando Britney Spears nell'Olimpo della musica.
Ieri ha compiuto 34 anni, più di metà dei quali passati sotto i riflettori. Dal suo debutto, la vita della Spears è stata un susseguirsi di hit, dischi di platino, premi, riconoscimenti internazionali, ma anche di scandali e polemiche, fino ad essere consacrata principessa del pop. Dopo un periodo di silenzio musicale, nel 2013 Britney pubblica Jean, ottavo album definito come il più personale della sua carriera, dando il via al tour milionario Britney Piece of Me, da dicembre 2013 al 2017 presso il Planet Hollywood di Las Vegas, un'opportunità concessa solo ad artisti leggendari come Celine Dion ed Elvis Presley. Il 5 novembre dello scorso anno viene indetto il Britney Day a Las Vegas e nel corso della cerimonia le vengono consegnate le chiavi della città. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!